Benvenuti o bentornati ragazzi sul canale di ragazzi del secondo piano. Io sono Sofia e in particolare siete in un piccolo esperimento della rubrica Arte a Parte. Bene, ho deciso di portare una veste diversa, in una veste diversa questa materia dell'arte che tanto appunto mi affascina e che spero di in qualche modo trasmettere anche a voi, insomma, nella passione. E ho deciso di farlo in un modo alternativo, tra virgolette quasi a livello di videogioco, così per sperimentare e per capire come l'arte può essere anche meno ufficiale e più ufficiosa, più divertente, più gioco quasi anche dell'informatica, in compagnia chiaramente del mio cosiddetto santino De Chirichiano. Quindi il manichino di De Chirico che, come potete vedere, mi serve. Iniziamo appunto a sperimentare con l'arte. Ricordo chiaramente di, se volete seguirci, quindi di iscrivervi al canale YouTube, di attivare la campanella delle notifiche per rimanere sempre aggiornati sulle varie pubblicazioni, di iscrivervi, anche alla pagina Facebook e all'omonima pagina Instagram dei ragazzi del secondo piano. Bene, allora oggi ho scelto per voi, per iniziare un po' a giocare, a sperimentare con l'arte, un quadro della pittrice messicana Frida Kahlo. Il titolo è I miei nonni, i miei genitori ed io. Perdonate la voce, ma vengo da una settimana di febbre altissima e quindi oggi mi sorbirete con una voce particolarmente rauca. Allora, il quadro viene dipinto nel 1936 e chiaramente è una tecnica appunto di pittura d'olio ed è uno dei numerosissimi, potremmo definire così, autoritratti della stessa pittrice messicana che, come soleva dire, insomma, non dipingeva altro che la realtà perché lei conosceva più se stessa che altro, no? Insomma, lei diceva sempre che dipingeva cose che effettivamente facevano parte della sua stessa realtà. Il quadro è molto divertente a mio parere perché al centro abbiamo una piccolissima e riconoscibilissima Frida Kahlo, quindi la riconosciamo chiaramente con il suo tipico attributo che lei non ha mai nascosto perché per lei non era un difetto, bensì, anzi, vedremo anche era un pregio, addirittura quindi un modo per rimanere collegata con i suoi stessi antenati. E appunto quindi la piccola Frida Kahlo in piedi nella cosiddetta Casa Azul, quindi la sua bellissima casa messicana a cui lei era tantissimo affezionata. E troviamo appunto alcuni oggetti come per esempio una piccola sedia, quindi che erano appunto gli attributi della stessa casa, quindi alcuni oggetti tipici del giardino in cui lei appunto passava il suo tempo. Tiene con un'estrema facilità un nastro rosso che sembra non avere praticamente fisicità perché sembra quasi svolazzare come un palloncino. E sopra questo nastro rosso troviamo due personaggi particolarissimi. Sono i genitori, il suo tanto amato padre e la sua tanto amata madre. Questo autoritratto, cioè questo ritratto dei genitori, viene ripreso dalla loro foto del matrimonio ed è veramente incredibile come lei riesce a riprendere su pittura, quindi su un altro supporto, e attraverso quello che è il suo stile riconoscibilissimo, quindi con queste figure cariche anche di espressività, in realtà riesce a rimanere comunque fedele alla foto. Addirittura anche il vestiario della madre, così tipico, appunto, così particolare, è veramente molto molto simile a quello della foto. E da un fiocco, quindi della cintura del vestito, vediamo che finalmente, appunto, in qualche modo una sorta di piedistallo con un piccolo feto, che altro non è che la giovane Frida Kahlo, quindi una sorta di passaggio, una sorta appunto di rappresentazione di quella che è la sua origine, quindi il matrimonio dei genitori e la sua nascita. Qui sotto abbiamo una rappresentazione quasi scientifica, tra virgolette, dello stesso atto che ha portato poi alla creazione di una nuova vita, e la bellissima idea è quella di paragonarlo alla fecondazione anche di un fiore, cioè il cactus che viene in qualche modo impollinato, quindi da cui nasceranno altri fiori e altri cactus. Quindi la natura messicana, la natura più, tra virgolette, come si potremmo dire, naturale, quindi la natura delle cose e la natura umana, quindi che procrea e crea appunto nuove vite. Sopra la figura della madre troviamo il ritratto quindi dei due nonni. La cosa particolarissima è che, come vi ho fatto vedere prima, quindi sono in qualche modo in parallelo con questa natura messicana, cioè abbiamo i cactus, abbiamo questa radura, questo deserto messicano, e sopra, sempre legato con questo nastro che possiamo chiamare anche cordone ombelicale in qualche modo, perché è un nastro rosso, sì, ma ricorda chiaramente il cordone o comunque le vene, quindi in qualche modo qualcosa che è viscerale, qualcosa che è nostro, del nostro DNA, oltre che appunto della nostra, effettivamente così, non i nostri antenati sia di DNA che di cultura. E perché appunto li inserisce sopra il deserto messicano? Perché loro sono l'origine messicana e india proprio, quindi indigena della stessa Frida Kahlo. Infatti la nonna era di origine spagnola, mentre il nonno era messicano di origine proprio indigena. Quindi lei va assolutamente, sappiamo, assolutamente fiera delle sue origini autoctone, quindi del suo essere messicana in qualche modo puro.
Dall'altra parte, invece, sopra l'oceano, abbiamo i genitori, quindi i nonni paterni. Genitori paterni che possiamo dire anche, forse giudicando tra virgolette il libro dalla copertina, in qualche modo il nonno si vede che non è messicano ma europeo. Infatti il fatto che vengano rappresentati sopra il mare sta proprio ad indicare il fatto che vengano oltreoceano, cioè che non siano delle terre messicane ma siano in qualche modo emigrati successivamente. E il nonno, che sembra anche un pochino Giuseppe Verdi, insomma, si riconosce la, così vuol dire, la matrice europea, anche se ormai sappiamo che queste cose non sono più vere, però insomma a me me l'ha ricordato. Era in realtà di origine ungherese e scappato poi in Germania e arrivato poi in Messico, quindi diversi anni dopo, dove il padre poi era diventato un grande fotografo. E io direi che effettivamente la caratteristica principale di Frida Kahlo, che poi la contraddistingue, abbiamo detto, quindi di cui lei va assolutamente fiera e che cerca di rimarcare, oltre alle origini chiaramente messicane, perché sappiamo nell'abito, nel vestiario, lei assolutamente innalzava, insomma celebrava la sua origine messicana, io direi di concentrarci un attimo, dato che il dispositivo ce lo consente, sul viso della nonna paterna, in cui possiamo notare qualcosa di particolarmente, diciamo, familiare con lo stesso volto della piccola Frida Kahlo. Ebbene, le sue famosissime sopracciglia, insomma oggi sono anche famosissime perché addirittura quando si sintetizzano i tratti, per esempio, di pittori, quando si fanno dei giochi sull'arte, addirittura ho visto quaderni e non so, magliette che riportano come caratteristica il fiore, e poi queste sopracciglia, quindi sono veramente la sua, come si può dire, la sua matrice di riconoscimento. Ecco, le ha presi proprio dalla nonna appunto paterna. Quindi io direi che proprio nella sua bellezza, nella sintesi davvero di questo dipinto, riporta quelle che sono le caratteristiche principali, che saranno poi anche dell'opera stessa, di sempre appunto presenti nell'opera di Frida Kahlo, ci fanno capire quanto la sua infanzia e quanto le sue origini hanno determinato per sempre sia il suo carattere, la sua espressione, ma anche appunto la sua stessa arte. Chiaramente i tratti sono quelli riconoscibilissimi di Frida Kahlo, io non la inserirei, alcuni hanno parlato di surrealismo. Io direi che è una matrice un po' come lo stesso il suo tanto amato Diego Rivera, è una matrice tutta sua, nel senso, sì, ci sono chiaramente delle influenze degli altri stili, ci sono le influenze appunto storiche, chiaramente lei ha ben presente il momento artistico in cui vive, però è tutto caratterizzato, è tutto Frida, nel senso che questi colori sono fortemente messicani, l'uso dei colori caldi, l'uso appunto di questa semplificazione in realtà dei volti, che però mantengono i loro tratti, la loro fisionomia, e questi occhi che secondo me sono forse l'elemento, ecco, che a me più fascina dei suoi autoritratti, perché poi abbiamo detto appunto la maggior parte sono autoritratti, e che lei riesce proprio a rimandare attraverso gli occhi. Se Modigliani rimandava il mistero, lei rimanda proprio l'anima, cioè guardate gli occhi del padre come sono espressivi, cioè quasi a rappresentare quanto lei li avesse guardati, quanto lei avesse amato il padre, perché sappiamo che aveva un rapporto spettacolare con il padre, insomma lo ha amato e lo ha stimato per tutta la vita, e quindi io direi che proprio il modo in cui guardava gli occhi del padre, quanto ci si era persa, vengono proprio ripresi anche in questo stesso dipinto. E appunto abbiamo un po' parlato dei nonni, io direi che il suo modo di vestire la messicana, di rimarcare la sua appartenenza quindi come donna indigena, dall'altra parte invece i suoi tratti estremamente europei, perché abbiamo detto che il viso, quasi il volto, è veramente molto simile a quello invece della nonna paterna, quindi sono effettivamente le caratteristiche principali di Frida Kahlo, che possono trovare una sintesi in questo stesso dipinto. Bene ragazzi, allora se vi siete divertiti con me a giocare, a ingrandire, a zoomare, a spostarci sull'opera in questo modo, quindi con questa nuova veste, quindi nuovo esperimento della rubrica Arte a Parte, vi invito a farmelo sapere, oppure invece assolutamente no, guarda, torna a essere noiosa sullo sgabello e a riparlare, diciamo, da sola senza ingrandire e zoomare o invece spostarti sull'immagine. Quindi io rimango sempre aperta chiaramente a qualsiasi tipo di commento, suggerimento, oppure se vi piacerebbe insomma trattare in questo modo un'altra opera per avere un modo più interattivo, quindi di un'opera che invece vi interesserebbe particolarmente, io rimango sempre aperta con la speranza, come al solito, di avervi agganciato. Vi saluto.